Massimo Di Lorenzo, presidente del consorzio Vivere Vasto Marina, commercianti preoccupati dopo questi ripetuti episodi di furto nella località balneare. Sì, abbastanza preoccupati, ormai la situazione è molto molto seria. Siamo stufi di sentire sempre cose promesse e promesse, ma chiaramente non ne possiamo più. Il problema, io invito, abbiamo fatto una lettera sia al sindaco che al prefetto, invito soprattutto il prefetto a venire qui di sera, già dalle 4:30 di pomeriggio, e rendersi conto di quella che è la situazione a Vasto Marina. Vasto Marina totalmente abbandonata, e al di là delle attività anche i residenti hanno timore sia di furti che di camminare addirittura a piedi da una parte all'altra della riviera, non sono assolutamente tranquilli. E questo è quello che chiaramente vogliamo dal prefetto, che è venuto baldanzoso, scusate, in consiglio comunale a dire che i reati erano diminuiti e che quindi non c'era necessità di forze dell'ordine nuove o da aumentare. Forze dell'ordine che non è che bisogna aumentarle perché chissà quanti ce ne sono, le contiamo su una punta di un dito solo, nel senso che se la sera quando esci, se trovi una pattuglia di carabinieri o di polizia che sta in giro, è anche troppo. Il problema principale è comunque anche quello della polizia municipale, che non si capisce come mai alle 8 di sera finiscono i turni, e chiediamo al sindaco e al comandante dei vigili di risolvere questa situazione. Tutto qui. Vasto Marina troppo vuota d'inverno, nelle ore serali, insomma si sta spopolando troppo, anche a livello commerciale, molte attività chiuse? Sì, a livello commerciale si sta spopolando perché chiaramente non c'è movimento, non si fa nulla, e di conseguenza è chiaro che le attività per stare aperte necessitano sicuramente di sopportare delle spese che sono insopportabili, scusate il gioco di parole.